Ma bentornati in una nuova puntata di WhatsApp Economy e alla fine abbiamo una risposta. Sì, la Russia ha invaso l'Ucraina e in questi giorni Stati Uniti e Unione Europea si stanno soprattutto sbrigando a mettere in atto le sanzioni che hanno annunciato in queste settimane che abbiamo già visto nell'ultima puntata di WhatsApp Economy. Tutte sanzioni tranne una, cioè l'applicazione per quanto riguarda l'eliminazione delle banche russe dal sistema SWIFT. Ma l'abbiamo sempre citato SWIFT, ne parlano tutti, ma cos'è realmente SWIFT? Beh, non è nient'altro che un sistema di messaggistica interbancario e lo avete incontrato anche voi se avete un conto corrente, il famoso SWIFT code o il BIC. È praticamente un codice che definisce l'istituto bancario e si utilizza SWIFT semplicemente per avvisare la controparte che sta avvenendo una transazione. In parole povere, immaginate un gruppo WhatsApp pieno di istituti bancari che si comunicano tra di loro. Ecco, se voi pensate che avete dei gruppi WhatsApp che sono intasati di messaggi, immaginate un gruppo WhatsApp di 11.000 istituzioni bancarie che seguono all'incirca 40 milioni di messaggi al giorno. Ecco, questo è SWIFT e quindi facilita ovviamente in maniera molto efficace la comunicazione e la trasmissione di pagamenti tra banche. È stato costituito nel 1973 da all'incirca 250 istituti finanziari e pian piano si è espanso in tutto il mondo fino ad oggi a risultare il più famoso sistema di messaggistica interbancario al mondo, con appunto 11.000 istituzioni bancarie e non appartenenti a questo sistema. Per escludere qualcuno da SWIFT bisogna che i membri siano d'accordo, ma come abbiamo visto Italia, Germania e altri paesi europei non hanno dato disponibilità ad escludere il sistema bancario russo da questo sistema di messaggistica. Ma per quale motivo? Ecco, per spiegarlo basta semplicemente fare un passo indietro. Infatti sappiamo che ad oggi sanzioni per quanto riguarda il settore energetico russo non sono state imposte per paura da parte dell'Europa di trovarsi da un giorno all'altro senza energia, senza gas e petrolio russo, che tra l'altro già ci hanno fatto abbastanza patire in questi mesi. Ecco, escludere i sistemi bancari russi da SWIFT sarebbe praticamente imporre delle sanzioni al settore energetico, perché se io devo comprare materie prime dalla Russia e i sistemi di pagamento non sono collegati a SWIFT, beh, praticamente mi risulterebbe impossibile oppure molto difficile pagare queste materie prime. E quindi ecco perché l'Italia e Germania innanzitutto si sono ritrovate sfavorevoli, proprio per paura di restare impossibilitati a pagare queste materie prime fondamentali per il proseguo dell'economia europea. Ma oltre a questi rischi che l'economia europea potrebbe subire a causa di queste sanzioni nei confronti di SWIFT, bisogna chiedersi quanto l'esclusione di SWIFT sia effettivamente efficace, quanto sia effettivamente un'arma nucleare a livello economico per la Russia. Ecco, bisogna considerare il fatto che sì, SWIFT è il sistema messaggistico più grande e diffuso del mondo, ma ovviamente non è il solo, ci sono altri sistemi di messaggistica interbancaria, tra cui anche quelli russi. Quindi escludere la Russia da questo sistema di messaggistica si risulterebbe semplicemente in uno spostare delle transazioni da un sistema ad un altro e darebbe un input alla Russia a potenziare i propri sistemi di messaggistica. Quindi ci potrebbero essere degli impatti nel breve periodo, ma nel medio e lungo periodo questa esclusione potrebbe comportare non più di tanti problemi per quanto riguarda l'economia russa. Tra l'altro la Cina sta appoggiando questi sistemi di messaggistica alternativi a SWIFT, proprio per non essere il più possibile dipendente dai paesi occidentali. Senza considerare il fatto che la Russia potrebbe utilizzare dei sistemi di pagamento alternativi a quello bancario, ad esempio le criptovalute. Tra l'altro SWIFT è un protocollo condiviso in cui gli utenti, cioè queste istituzioni bancarie, sono le stesse che gestiscono questo sistema di messaggistica e quindi eventualmente escludere delle parti così importanti come il sistema bancario russo potrebbe minare la sua affidabilità come un protocollo internazionale condiviso. Ecco, per fare un po' il punto, queste sanzioni SWIFT tanto declamate soprattutto da ad esempio Boris Johnson e su cui viene riposta tanta speranza potrebbero non dare i risultati attesi, potrebbero semplicemente rendere le transazioni economiche più difficili, più costose, ma comunque potrebbero avvenire. Quindi sì, ci sarebbero degli impatti economici, ma non annienterebbero nel giro di poco tempo l'economia russa, anche perché di nuovo ritorniamo su un punto centrale: l'Europa ha bisogno del gas russo e la Russia lo sa. Quindi
cerchiamo un po' di mettere in prospettiva anche queste sanzioni SWIFT, che non sono la manna dal cielo che farà terminare le intenzioni belliche di Putin. Purtroppo ci sono alternative che potrebbero essere messe in campo. Detto ciò, spero di avervi un minimo informato riguardo questa cosa di cui si sta sempre parlando, delle sanzioni SWIFT o meno. E niente, ci vediamo al prossimo video e ad eventuali aggiornamenti riguardo la situazione russa. E vi ricordo che tutti i giorni sono in live su Twitch. Alla prossima!